Un gioiellino diventato rudere, rudere che presto sarà solo un triste ricordo. 12 mesi, tanti saranno necessari per rifunzionalizzare e ridare nuova vita alla piscina comunale di Modugno, inaugurata nel 2002. L'intervento avrà un costo di 3 milioni e mezzo di euro e consentirà non solo lo svolgimento di attività ludiche ed agonistiche, ma anche la presenza di vasche esterne e di un ristorante, in modo da poter tornare quanto prima un punto di riferimento non solo per i modugnesi, ma anche per tutta la comunità dell'area metropolitana di Bari. A presentare i lavori il sindaco Nicola Bonasia. Oggi è una di quelle giornate in cui essere amministratori di una città riempie il cuore di gioia, perché finalmente dopo il simbolo dell'inefficienza, anche magari di chi ci ha preceduto, che ha permesso che questa struttura fosse in questo stato di abbandono, oggi invece finalmente l'operativismo della nostra amministrazione ci permette, dopo solo 2 anni e mezzo di mandato, di raggiungere un importante obiettivo. Questa struttura sarà rifunzionalizzata, efficientata e restituita ai cittadini modugnesi e non solo. Lavori al via il 30 aprile. Modugno è pronta. 3 milioni e mezzo di euro, di cui 2 milioni derivanti da avanzo di amministrazione, quindi con un importante impegno della nostra giunta nel reperire risorse, ma 1 milione e mezzo deriveranno anche dal credito sportivo, un mutuo a tasso zero per 20 anni.